Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Test sierologici Istat, rischio flop. Tra 10 giorni scadono i reagenti, ma solo 70.000 persone su 150.000 del campione hanno detto sì. L'obiettivo era quello di raggiungere l'80% del campione. La colpa, oltre che una partenza diesel dell'indagine difficoltosa in alcune regioni italiane, è stata soprattutto dei cittadini. In molti hanno risposto no all'invito del call center gestito da volontari di Croce Rossa e la maggior parte non ha neanche risposto alle innumerevoli chiamate. Ennio Morricone è morto, addio al grande maestro premio Oscar. È morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta. Ennio Morricone, appunto. Su alcuni dei soundtrack più amati del grande schermo, da Per un pugno di dollari o A cera una volta in America, fino a Mission e Nuovo Cinema Paradiso. Conte, il ministro Franceschini dice apprezza moltissimo il suo lavoro. Per il PD non esiste né un altro premier né un'altra maggioranza. Il capo delegazione dei Dem nell'esecutivo blinda maggioranza e presidente del Consiglio. Apprezzo come ha guidato il governo in uno dei passaggi più difficili della storia della Repubblica e come cerca sempre il punto di equilibrio in una coalizione inevitabilmente complicata. E spinge per un'alleanza con il Movimento 5 Stelle alle regionali, dicendo il controsenso politico è che una squadra che sta governando l'Italia poi si presenti divisa alle elezioni regionali. Chi può capire il perché? Non insieme e contro la destra, ma gli uni contro gli altri. Giornalisti aggrediti a Roma, Castellino, Forza Nuova e Narduli, Avanguardia Nazionale condannati a 5 anni e mezzo. Il PM Eugenio Albamonte aveva chiesto condanne per 6 anni ciascuno. Al termine della lettura della sentenza, Castellino ha urlato: siete una manica di buffoni. Il giornalista dell'Espresso Federico Marconi e il fotografo Paolo Marchetti vennero aggrediti nel cimitero del Verano il 7 gennaio del 2019 in occasione di una manifestazione degli esponenti di estrema destra per i morti di H. Larenzia. Silvia Romano, la prima intervista dopo la liberazione, avevo paura, dopo la conversione ero serena, il velo è un simbolo di libertà. Silvia Iscia Romano parla per la prima volta del suo rapimento e della sua conversione all'Islam. In un'intervista al sito La Luce spiega la scelta di fare la volontaria in Africa per dare un aiuto concreto, l'inizio del rapimento e l'avvicinamento alla fede. Pensavo di essere libera prima, ma subivo un'imposizione da parte della società e questo si è rivelato nel momento in cui sono apparsa vestita diversamente e sono stata fatta oggetto di attacchi, ha così detto. Notizie da Treviso e dal Veneto. Benetton, i conti in rosso, timore dei sindacati, i rappresentanti dei lavoratori hanno detto incontreremo Renault pronti al dialogo. Temporali forti in arrivo sul Veneto, torna l'allerta meteo. Stando alle ultime previsioni meteo di ARPAF, tra la serata di lunedì 6 e la mattinata di martedì 7 luglio si potranno verificare fenomeni intensi su zone pedemontane in pianura. Zaia, nuova ordinanza, doppio tampone per i lavoratori che tornano in Veneto. Lunedì 6 luglio il governatore del Veneto ha presentato il nuovo documento. Sono state inasprite le misure per gli isolamenti fiduciari. Chi rifiuta i tamponi o i ricoveri verrà denunciato, ha detto. Norme anti-Covid aggirate e sporcizia ovunque. Il Piave è lasciato come una pattumiera. Su Facebook infuria la polemica sulla situazione a Saletto e a Pederoba, disseminate appunto di rifiuti lasciati dai giganti della domenica. Lavori di manutenzione in un'azienda agricola, operaio resta folgorato, grave incidente sul lavoro a Caprino Veronese. L'uomo, un operaio 49enne, dipendente di un'azienda edile trevigiana, stava effettuando una gettata di cemento ed è scivolata su una gabbia metallica messa sotto tensione da un cavo elettrico. Nel pomeriggio c'è stato anche un incidente sul lavoro a Maserra. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Trovato senza vita l'uomo disperso a Ucea, esito tragico per le ricerche iniziate appunto questa mattina per un cittadino di Faelis di cui non sono ancora state rese note le generalità. È stato ritrovato senza vita l'uomo di Faelis, disperso nella zona di Ucea, frazione di Resia. A individuare il suo corpo intorno alle 13 sono stati i soccorritori che da questa mattina si erano attivati per le ricerche. L'uomo, di cui non sono state fornite ancora le generalità, ieri sera non era tornato a casa.
Gradimento dei governatori, Fedriga secondo dietro Zai. Al Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica degli amministratori locali più amati dai cittadini. Quali sono gli amministratori più amati dai cittadini? La risposta la offre il Sole 24 Ore oggi, che ha pubblicato appunto l'indagine Governance Pool 2020 sul livello di gradimento dei politici locali realizzata da Noto Sondaggi. Tra i presidenti di regione, il primo posto con ampio margine sugli inseguitori spetta al Veneto con Luca Zaia, che è complice anche la gestione dell'emergenza Covid-19, incassa un plebiscitario 70% delle preferenze. Alle sue spalle si colloca in seconda posizione il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ottiene la fiducia del 59,8% dei cittadini, appunto, della nostra regione. Trieste, imbarcazione affondata nella sacchetta, intervento dei reparti specialistici dei pompieri per recuperare il natante colato a picco. Questa mattina, poco dopo le 9:30, il personale del nucleo regionale di soccorso subacqueo acquatico del Friuli Venezia Giulia è intervenuto con il supporto degli specialisti nautici del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trieste nel porticciolo denominato Sacchetta per il recupero di una imbarcazione affondata. Lignano, programma di interventi per prevenire il rischio idraulico, sottoscritto nei giorni scorsi, un protocollo di intesa comune CAFC e Consorzio di Bonifica Friulana, che prevede lavori per oltre 13 milioni. È stato sottoscritto nei giorni scorsi un protocollo di intesa fra il Comune di Lignano Sabbiadoro, CAFC e Consorzio di Bonifica Friulana, che appunto definisce la programmazione di numerosi interventi con lo scopo di mitigare il rischio idraulico nel territorio comunale. Autovelox sul tagliamento, due multati per eccesso di velocità. Cominciano i controlli dei natanti lungo il corso del fiume nella parte più bassa sull'asta navigabile. Cominciano quindi i controlli con l'autovelox anche in acqua per la verifica della velocità dei natanti lungo il corso del tagliamento nella parte più bassa sull'asta navigabile. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.